Mentre al piano terra il padre ammazzava a martellate la madre al culmine di una violenta lite, i figli si erano rinchiusi in bagno, terrorizzati dallo scontro, l'ennesimo tra i genitori, questo in particolare drammatico, immerso sul tragico omicidio avvenuto ieri pomeriggio in centro a Pove del Grappa, dove in un appartamento in via Bastianelli ha perso la vita una mamma di origini albanesi di 39 anni, Dorima Alla, uccisa dal marito di 51 di professione muratore. La più grande dei due fratelli, che frequentano entrambi le scuole dell'obbligo, ha chiamato dal bagno la cugina che abita poco lontano. Quando la giovane è accorsa, la violenza mortale si era già consumata. I due ragazzini, che hanno sentito gli urli della madre, sono fuggiti al piano superiore e non avrebbero per fortuna assistito all'omicidio. È stato lo stesso assassino a chiamare poi i carabinieri dicendo di aver ucciso la moglie al loro arrivo. Ha aperto la porta. Sul posto erano state fatte convergere numerose pattuglie, un'ambulanza del 118, ma per la casalinga 39enne colpita dalla cieca violenza del marito non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei militari, i due figli sono subito stati portati via, fatti uscire per una porta secondaria e sono ospiti di un parente che vive nel Bassanese. Cezzi Malla, dopo l'interrogatorio in caserma a Bassano avvenuto in serata e nel corso del quale ha ammesso le sue responsabilità, è stato arrestato con l'accusa di omicidio, quindi trasferito nella casa circondariale del Papa. A coordinare le indagini la PM Alessia La Placa, che ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima. Dai primi riscontri pare che la coppia, nonostante liti che recentemente erano diventati frequenti, non sono mai stati segnalati alle forze dell'ordine né denunciati. Al telegiornale Rai del Veneto un parente avrebbe raccontato l'intenzione della donna di separarsi. Sotto shock tutta la comunità di Pove del Grappa, che conta 3.000 anime. Qui la famiglia albanese era arrivata nel 2017, da qui pare si sarebbero trasferiti a breve in un altro comune della cintura bassanese. Non conosciamo Dorima, né conoscevamo Nidia, Marianna, Monica, Anna, tutte le vicentine uccise da un uomo, loro ex compagno o compagno. Quello dei femminicidi, commenta Marina Bergamin, responsabile delle politiche di genere per CGL Vicenza, è una pandemia senza fine, inaccettabile. Ancora i giornali parlano di tragedia avvenuta per un raptus, noi non lo crediamo. La violenza in tutte le sue forme è l'estrema rappresentazione di una cultura che infesta la nostra società senza distinzione di ceto, classe sociale, territorio o età.